Signore e signori, vi ringraziamo per esservi sintonizzati con noi per seguire insieme le fasi iniziali di questa insigne competizione. L'entusiasmo è alle stelle. I mister hanno preparato le loro formazioni nel minimo dettaglio. I giocatori sono motivatissimi e vogliono dimostrare il loro valore. I cameraman hanno messo a punto la loro attrezzatura per mostrarci ogni singolo centimetro di campo. Anche noi siamo compiaciuti di poter entrare nel vivo di questo torneo, che è riservato alle grandi squadre europee. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Tutto ormai pronto per l'inizio di una nuova edizione di questo torneo continentale. I tifosi non vedevano l'ora di interrompere l'astinenza d'Europa, Fabio. Ed è comprensibile. Questa competizione ha una lunga tradizione alle spalle. Spero che i giocatori oggi interpretino la gara con il giusto spirito, regalandoci una partita vivace e appassionante. Via la gara. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Occhio, può andare. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Politano riesce ad intercettare. Ecco il tiro. E c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Ultimamente questa squadra parte sempre al massimo, segna tantissimo nelle prime fasi del match. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Tenta la conclusione. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Opportunità di ripartire. Tocca in avanti. Tocco preciso. La conclusione. E insaccano. 1-2. Hanno cambiato subito la storia della partita. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a verticalizzare. Lungo passaggio in avanti. Occhio al tiro! E il palo salta il portiere! L'estremo difensore la calcia lunga. Sulla destra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco.
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è la palla lunga in avanti. Si avvicina alla porta. Vuole il lancio filtrante. Numero. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Ecco il tiro. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. L'Hibernian ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria. Può concludere! Pallone lungo in verticale. Codella in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il portiere la spedisce su. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Cerca l'uomo là davanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Pallone lungo in verticale. La gioca sulla destra. Palla di nuovo verso il centro. Qui deve tirare. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Arriva il fischio dell'arbitro, può passare per questo primo tempo. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchettino. Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. L'azione è già ripresa. E perde il duello fisico con l'avversario. Calcio di punizione per il Napoli.
cerca il compagno libero. Palla intercettata. Palla allontanata senza troppi complimenti. La mette in avanti. Cercano un'azione veloce. E trova il compagno. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla in avanti verso il compagno. Riceve la palla. È riuscito Politano. Tiro davvero da dimenticare. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Scodella in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Palla dentro di Politano. Occhio al tiro. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Alla peggio nello scontro di forza. Ecco un'occasione di contropiede. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. È normale che ci sia più attenzione là dietro. Qui giocano... Chance per tirare! E sbaglia! Della confusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provare. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Lungo passaggio in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E splendida reazione del portiere! E anche stavolta niente di fatto incredibile. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Simeone. La mette in mezzo. Un pallone quasi perfetto, ma non abbastanza. Simeone. Il portiere si oppone. E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Ben posizionato e spazia via la palla. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. Simeone. Intervento impeccabile. Passaggio sulla destra.
sbattono ancora contro la difesa. Bella palla, deve approfittarne, può tentare la conclusione. Va di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allarga il gioco a destra. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Conclusione. Ottima progressione, palla al piede. Cerca spazio. Si libera la grande. Occasione. C'è il cross. Aveva un sacco di opzioni. Colpisce il pallone. Non si fermano più, ancora a segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte dal 3-0. Ancora 4 minuti da giocare. Simeone. Simeone. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo, è un risultato importante per la...
il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Tutto dipende dai movimenti di smarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera, devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. Eccoci, si comincia. Il Napoli ha iniziato bene la stagione conquistando 6 punti su 7. Tocca in avanti, riceve in ottima posizione. Maggio riesce a rubargli il pallone. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. C'è la palla lunga in avanti. Lotta a perdere l'equilibrio. Passaggio profondo per Simeone. E trova bene il compagno. Allontana il pallone. E sarà rimessa con le mani. Passaggio profondo. Simeone! E c'è il gol del Napoli. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Simeone con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Baragò. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il Napoli è già referto. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Stepinski riceve in... Ecco il tiro! La mette in rete! Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Si riparte di nuovo in parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Umtiti. Baragò. Ottimo il fraseggio. Si avvicina alla porta. Stepinski. Un palo clamoroso. Raspadori. Gioca una palla lunga. Calcio di punizione per il Napoli. Pallone lungo in verticale. Baragò tenta di scavalcare la mediana. Juan Jesus riprende il possesso. Simeone sul pallone. Umtiti. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Prova a giocarla in profondità, sulla destra. Ottimo dribbling.
può cercare il taglio in mezzo, mette in mezzo il tra... c'è il colpo di testa! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Zielinski, palla di nuovo verso il centro. Conclusione, fuori di pochissimo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Simeone. La taglia dalla porta. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. E manca il cross per un soffio. Scodella in avanti. Stepinski. Decidono di giocarla all'indietro. C'è il lancio lungo. Coda si fa vedere per ricevere. Simeone. Raspadori. Coda. Umtiti. Lungo passaggio in avanti. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Stepinski. Avanzare l'azione con il lancio lungo, ci mette il fisico e conquista il pallone. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. È libero di creare pericolo. Cross in arrivo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore, ha crossato proprio male in questa situazione. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Maggio. Coda. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto, speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Il Napoli ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Maggio! Splendida reazione del portiere! Si esprime in un buon intervento! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Maggio ha fatto buona guardia. Il portiere la calcia lontano. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E trova il compagno. C'è spazio, pronto. È un grande riflesso qui. Che classe, ottimo salvataggio. Non ha sbagliato nulla.
ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Maggio. Faragò. Prova a verticalizzare. Cercano l'azione veloce. Mette il turbo. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Ecco un'occasione di contropiede. Mette la palla in avanti. Sì, ci ha provato, non è riuscito a servire bene il compagno. Zielinski di forza. Qui può partire il contropiede. Simeone. Bella apertura. Può andare. Un intervento impeccabile. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Isacane. Un TD. Paragò. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Stepinski. Non riesce a mantenere il possesso, la gioca in profondità, c'è l'opportunità per il contropiede. Simeone, brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Si vede che vogliono chiudere ogni spazio a chi è capace di creare pericolo già al primo tocco del pallone. Vediamo se può capitalizzare. Ha la chance per tirare. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Vuole il lancio filtrante. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Da qui è andata bene, poteva essere punito con i cartellini. Due sostituzioni in rapida successione. Salta e colpisce di testa. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati.
Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ottima, e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Palla in avanti, verso il compagno. Attenzione al tiro! Palla dentro, c'è il gol! E adesso possono tornare a controllare il match. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Cerca la rete! Allontana la minaccia. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Riceve il passaggio. Tenta la conclusione. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Da lì è senza difensori e in pensierino. Sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Umtiti. Il tempo sta per scadere. Devono darsi una mossa. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Mancano pochi secondi alla fine. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Quando arrivate, occhio al tiro! E il palo salta il portiere! Grande, occhio al tiro! E c'è! E dentro! Un gol che parla da solo! E così hanno si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Una gara per risvolti drammatici, decisa solo nel recupero. Hanno trovato le risorse per...
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione per dimostrare questa passione. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Buon giocatore, non c'è dubbio. Riceve in ottima posizione. C'è tiro! Grande risposta di Provedel! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Di testa e c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. La Lazio comincia malissimo la gara. La Lazio può ancora vantarsi della propria imbattibilità, ma due pareggi su tre forse sono un po' troppi. Oggi sono chiamati a far meglio, secondo me. Beh, un avvio folgorante, ma... Occasione da rete! E adesso può andarsi a prendere l'applauso del suo pubblico! Ha segnato un gran gol! Che gol pazzesco! Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è... Calcio di punizione per il Napoli. Tocco, ecco il tiro! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo, magnifico. ...3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Raspadori. Trova il compagno, Raspadori! Recuperano il possesso del pallone. Adesso, Fabio, c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì, Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere i palloni pericolosi in mezzo. L'avversario ha avuto la meglio. A fondo sulla destra, buona la sua progressione, cerca l'uomo là davanti, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, da lì può segnare. La partita precedente ha raccolto un pareggio 2-2 risultato. Pedro prova la soluzione in fascia. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito
momento ad arrivare. La gioca in profondità. Riceve il passaggio. Raspadori. E il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Gioca una palla lunga. Marusic. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare. Pedro la mette sulla sinistra. Marusic alla peggio nello scontro di forza. Occasione per il contropiede. Va via di forza. La Lazio si salva in questa occasione. Grandissimo, ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bella apertura. Grande risposta di Provedera. Marusic. Patrick. Il Napoli è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Lazzari, che la scorsa partita ha realizzato l'assist del gol del pareggio. Cerca lo spunto. Occhio alla conclusione. Possiamo aggiungere. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Pedro, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Tentativo verso la porta. Lazio mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Riceve un pallone interessante, prova il tiro e il pallone finisce in rete. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Scodella il cross. Pericolo. E riesce a spazzarla via. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Non so se la gara continuerà su questi binari nella seconda parte. C'è anche un vantaggio da difendere. Punteggio incredibile, difesa in difficoltà, tanto per usare un eufemismo, e 3 gol di scarto. Vedremo cosa ci regalerà la ripresa. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Sulla fascia, è libero. Ottima giocata. Grande intervento, vale come un gol. Felipe Anderson recupera un pallone importante. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Di Lorenzo, di forza. Il Napoli ha vinto di misura nell'ultima partita, una vittoria sofferta. E quel che conta però sono i 3 punti. Prova ad andare via con eleganza. Spadoni! Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità.
Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Raspadori. Alessio Romagnoli. Lazzari. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La mette in avanti. Opportunità di ripartire. Scodella in avanti. Prova a partire in velocità. Raspadori! Raspadori! E c'è il gol! E sembrano davvero non volersi fermare. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di secondi. Il modo perfetto per finalizzare un contropiede. Ma tutto è partito dalla determinazione e dalla velocità con cui hanno avviato l'azione. Decide per un'altra sostituzione. Ormai non ho la vittoria in tasca, fanno bene a concedere qualche minuto a un giovane come lui per fargli accumulare esperienza. E loro è un dominio assoluto. Zaccagni. Lungo passaggio in avanti. Filtra la palla in profondità. Grande movimento nello spazio. Ecco il tiro, altra chance. Dentro. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Immobile, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. E trova bene il compagno. E passa, conclusione. Grande risposta di Provedel. Delle dita. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Riceve la palla. Chance per tirare. Supera la linea, gol! Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Partita saldamente nelle loro mani. Calcio di punizione per il Napoli. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga, in avanti. Bello anticipo, pericolo sventato. Di Lorenzo. Pallone lungo, in verticale. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Decide di sfruttare la fascia. Pericolo in area. La gioca cross. Grande risposta. Ottimo intervento del portiere. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Riesce ad intercettare. Felipe Anderson. Un pressing che non definirei asfissiante. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. Una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Mattias Vecino.
avanzare l'azione con il lancio lungo. Lazzari, Luis Alberto prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Da lì può segnare. C'è retropassaggio. C'è la palla lunga, in avanti. Ecco Immobile. Scodella in avanti. Luis Alberto cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a verticalizzare. Ora Savic. Lungo passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fisiche. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Luis Alberto. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E trova il compagno. E l'arbitro dice che può bastare. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Eccoci qua, Luca. Allora. Un caloroso benvenuto in questa serata umida, come annunciato dalle previsioni del tempo. La pioggia purtroppo non accenna a diminuire. Tuttavia le condizioni climatiche non appaiono proibitive. Le due squadre si possono affrontare come da programma. Chi sembra aver incontrato qualche difficoltà invece sono i tanti sostenitori presenti allo stadio stasera. Molti si apprestano a prendere posto, in realtà solo in questo momento. Qui c'è il tiro! Palla fuori di un soffio. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Passaggio sulla destra. Politano. Il Napoli finora ha vinto tutte le partite, Luca. Sì, Fabio, però fidati, non è tutto oro quel che luccica. Hanno preso troppi gol. La loro difesa non è delle più solide. Certo, finché continuano a vincere non c'è niente da dire, ma secondo me l'allenatore deve aggiustare qualcosa nelle retrovie. Spadoni!
Fabiano. Raspadori. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Politano. Raspadori. Calcio di punizione per il Napoli. Politano cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Qui mi sembra un po' lontano. Forse farebbe meglio a cercare il pallone. Politano! Spazia via la palla. Zielinski. La cassa in mezzo. E tempo e allontana senza problemi. Raspadori. Colpisce il pallone. Un palo clamoroso. La butta via e fa respirare la difesa. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Ottima discesa sulla destra. Non riesce a mantenere il possesso. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Soriano. Alla peggio nello scontro di forza. Riceve il passaggio. Prova a giocarla in profondità. Vediamo se può capitalizzare. È riuscito a passare. Accerca il tiro. Punteggio di 1-0 al prefetto. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Il Napoli arriva a questa partita con il morale alle stelle dopo la vittoria schiacciante ottenuta nell'ultimo turno. La gioca sulla destra. Soriano. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si fa vedere, ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Barro, e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. La gioca in profondità. Politano. Un solo gol a referto fino ad ora. E così si può tentare la conclusione.
la sua conclusione manca lo specchio della porta. Non si scherza con questo giocatore, ha sfondato centralmente, doveva solo essere più convinto nella conclusione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lotta a perdere equilibrio. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Orsolini gioca una palla lunga. Barro. Di Silvestri riceve in posizione interessante, allunga in verticale. Raspadori. Barro. Riceve un pallone interessante. Di vantaggio e partita in discesa. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Raspadori vuole sfruttare lo scappo. Si libera la grande. Preferisce il retropassaggio. Raspadori! Sono già scappati via. Avversario in difficoltà. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Politano! Raspadori. C'è un'opportunità! Qui cerca la tira! Gol! Non sbaglia! Sembra avere il totale controllo della gara. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. Primo tempo che si conclude dunque qui. Sono stati praticamente perfetti, efficaci davanti e decisi in difesa. L'allenatore può solo fare i complimenti ai suoi. In effetti si vede, ha un sorriso stampato sul volto e dà ogni ragione per essere al settimo cielo. Il Napoli ha messo in piedi una prova fin qui superlativa. L'allenatore dovrà cercare, non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Orsolini. Soriano allarga gioco sulle fasce. E passa. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Perde il duello fisico con l'avversario. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Scodella in avanti, la gioca a sinistra, subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Lungo passaggio in avanti. Pallone comodo per il portiere.
Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì. Occhio, la toglie dalla porta. Il portiere dice no. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Attenzione, prova la conclusione! Palla che finisce fuori. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Bologna ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione dell'allenatore venga passata ai raggi X, esaminata e spesso criticata. In effetti però non condivido alcune delle decisioni che ha preso il tecnico nell'ultima gara, soprattutto per quanto riguarda l'assetto tattico. Zielinski, ottimo passaggio, Simeone! Sta diventando un'umiliazione. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Ha avuto subito un grande impatto sul gruppo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Politano. E la difesa sventa il pericolo. Il Napoli prende subito il possesso della sfera. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Soriano allarga il gioco a destra. Se ne va. Orsolini la mette in mezzo. Passaggio intercettato. Il Bologna sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Politano! Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Simeone sul pallone. Okonkwo. Palla in avanti verso il compagno. Difesa energica e decisa. C'è la palla lunga in avanti. Simeone riceve in ottima palla il tiro. Un tiro ben eseguito. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. L'avversario ha avuto la meglio. Provano a partire in velocità. Simeone. Vede la porta. Chance. Miracolo di Skorupski. Ottimo intervento del portiere. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Libera al momento giusto. Pronto al tiro. Hanno ottenuto un fallo laterale. Zielinski ha provato l'azione individuale senza successo però. Orsolini. Okonkwo. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Possibilità di andare verso la porta.
va di testa e stava per arrivare addirittura il sesto gol. Okwonkwo la mette in avanti sulla destra, cerca un'azione veloce. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno tre i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Zielinski allunga il piede verso il pallone, passaggio smarcante, ora deve segnare. Okwonkwo. E l'arbitro chiude qui la partita. Abbiamo ammirato una squadra in grande condizione, in grande salute, non c'è mai stato un dubbio sul risultato. Come giudichi